Che piacere avere in macchina oggi Patrizia Nannini. Grazie Giovanni, veramente quella che ha tanto piacere sono io, perché io non sono abituata ad essere intervistata. No, intervisti tu. Appunto, ho sempre intervistato io e quindi questa cosa di essere intervistata, ti devo dire, mi metto un po' di agitazione, no, perché non sono abituata. Però va bene così, siamo fra amici, insomma, e quindi sono molto contenta e onorata davvero di questo tuo invito, allora, ad essere qui in questa macchina. Sto bene. Tanti anni sì. Sei tornata nella tua terra e ti ho beccato subito. E beh, beccata immediatamente. No, ma ti ho beccato perché ho saputo di questa inaugurazione di questa bella scuola di teatro. Sì. Allora mi sono autoinvitato tramite il nostro gancio Paolo Giura. Paolo Giura, mitico, straordinario. Domenica amico. Mi dice che facciamo pomeriggio. Mi ha detto no, io vado all'inaugurazione. Ho detto che inaugurazione c'è? Ha detto mi fa inaugura Patrizia, tipo, non mi veniva in mente. Sì, non ti veniva in mente io, mi sapevi Patrizia anche fuori. Patrizia Nannini, e dov'è? E apre una scuola di teatro a Santo Fe. Sì. Detto, non me la posso mancare questa. Infatti cosa. Sei stato bravissimo a venire, ti ho visto, sono rimasta molto felice. Eravamo tutti i tuoi amici belli, no? Veri amici, alcuni che non mi aspettavo, tanta gente, io non immaginavo che all'inaugurazione ci fosse davvero così tanta gente, pensavo fosse una cosa più intima, più personale, invece devo dire sono stata molto felice e tutte persone che diciamo mi ha fatto piacere vedere, ecco, tantissimo. Come mai sei arrivata di nuovo in Calabria nella tua terra? Sì, allora guarda, beh, a parte che io ho sempre avuto un amore smisurato per questa terra, tu lo sai, quando lavoravo in televisione, insomma, bene o male, ho sempre cercato di portare fuori il meglio di questa regione. Però sono ritornata per la mia famiglia, per i miei genitori, non perché ce ne fosse bisogno, perché grazie a Dio il mio papà, 92enne, meraviglioso, l'hai visto, super lucido, ha fatto anche il discorso nella serata di inaugurazione, la mia mamma, 89, quindi sono anche le lei prossima 90enne, ma molto lucidi, freschi, gioiosi, allegri, meravigliosi. E io ho detto, è bene che io me li vada a godere, sono stata fuori per diversi anni, ho perso dei passaggi ovviamente della loro vita e mi sembrava doveroso ritornare, ho detto non voglio ritornare solo per piangere, perché molte volte succede proprio questo, esatto. No? Si parte, si va fuori e poi succede che chiaramente... Però il fatto che tu sei stata fuori è stato per una crescita professionale. Assolutamente sì, anche perché qui molti mi conoscevano per la televisione e mi conoscono ancora per la televisione. Allora partiamo un attimo da quello che è. Fai l'ordine tu. Guarda, l'ordine di quando ci siamo conosciuti noi due, perché è importante questa cosa. Allora, noi ci siamo conosciuti che io ero 19enne più o meno. E guarda, è stata oltretutto una casualità quando noi ci siamo incontrati, perché io all'epoca eravamo io e Massimo, il mio fidanzato dell'epoca, perché noi due praticamente andavamo alle prove di quella che era l'ex Accademia Abruzza, esatto. Che poi è diventato musicale. Gruppo Mediterraneo. Esatto. E noi, Albino Cuda. Bravissimo, Albino Cuda, Toni Quattrocchi, i due Paone alla batteria, Gino e Franco Paone alla chitarra. E quindi noi praticamente andavamo a fare le prove la sera e al ritorno prendevamo il treno per ritornare di nuovo a Santa Eufemia, esatto. Perché le prove si facevano sopra Nicastro, esatto. E quindi chiaramente poi dovevamo rientrare e tornare a casa. E una sera abbiamo incontrato te alla stazione, perché tu prendevi il treno per portare i tuoi rullini. Esatto, i rullini, stiamo parlando dell'Ottocento, i rullini a Roma, sì, perché per l'ANSA. Non c'era, tu eri il fotografo dell'ANSA. Sì, sì. C'erano i sequestri in quel periodo. I sequestri, perfetto. Perfetto. E tu portavi questi rullini. Perché ero costretto a prendere il treno per arrivare la mattina, sì. Proprio per il giornale. Bravissimo, me lo dicesti. E questa è stata la cosa.
abbiamo chiacchierato, perché noi tre c'eravamo alla stazione alle 11:30 di sera per arrivare poi a Sant'Eufemio, dove tu prendevi appunto l'altro treno. Quindi chiacchierando, siamo diventati amici, perché ci siamo incontrati più di una volta. Sì. E amici inseparabili, perché, cioè, voglio dire, poi ci siamo ritrovati nel mondo della televisione, ci siamo ritrovati man mano, quando poi tu avevi la tua attività e io sono venuta alla tua... Insomma, e il bello della vita è proprio questo, ci sono quelle persone che conosci e non lasci più. E per questo ti dico, sono molto contenta e onorata di essere qui oggi, perché hai pensato a me. E questo è stato l'inizio nostro, quando ci siamo conosciuti. Poi... il mio amore per il mondo del teatro principalmente, ecco, questa è una particolarità, non tutti sanno qual è stata la mia formazione teatrale, tutti mi hanno vista in televisione, è stata una casualità anche il fattore televisivo e radiofonico, e anche in questo io devo questi passaggi, guarda, della mia vita a diverse persone. Per quanto riguarda il teatro, tutto cominciò ragazzina, adolescente, ho cominciato a bazzicare in chiesa e c'era una persona che amo smisuratamente, che purtroppo oggi non c'è più, Sasà Saffioti, che mi diede la possibilità e l'opportunità di partecipare agli spettacoli teatrali che lui preparava. E quindi di conseguenza ho cominciato a fare la camerierina, no? Che appariva solo al secondo atto, un attimo, che apriva una porta e la richiudeva, fino ad arrivare poi ad essere la protagonista degli spettacoli teatrali. Quindi questa è stata una cosa che, ti devo dire la verità, mi ha fatto capire che mi piaceva tanto fare questo mestiere, mi piaceva stare su un palcoscenico. E allora ho cominciato a fare anche la presentatrice, sempre giovanissima, ma sempre nelle cose molto locali, locali, certo, diciamo, in parrocchia principalmente, alla festa, diciamo, principale del paese, questo era. Fino a quando ho capito appunto che la cosa per me era molto importante, e lo disse mio padre. E contemporaneamente, facendo io la ragioneria per ripiego, perché a 14 anni... chiaramente, per quanto io già ero innamorata di questo mestiere, tuo padre voleva che tu facessi la ragioneria dell'Enel, e lui pensava che io, facendo la ragioneria, ecco, potessi entrare poi a fare la ragioniera nell'Enel, perché lui in quel periodo lavorava appunto in questa azienda. E fatta la ragioneria, nel frattempo, l'ultimo anno di ragioneria, e c'è un'altra persona importante nella mia vita, che è la professoressa Nerina Guzzi. Lei all'epoca era vicepreside dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometra, all'epoca di Lamezia. E lei sapeva quanto io amassi fare teatro, amassi fare spettacolo, tanto che quando c'era un'iniziativa a scuola chiamava sempre me. E mi fece incontrare con un attore romano che faceva dei monologhi, che era venuto a scuola a fare appunto uno spettacolo suo, e fece di tutto perché noi ci incontrassimo. E questo attore mi disse: guarda, io non do mai a nessuno il mio numero di telefono, ma l'entusiasmo della tua insegnante e il tuo brio, cioè per come tu sei, e da quello che mi racconti mi rendo conto che veramente forse sei portata per fare questo mestiere. E mi diede l'opportunità di conoscere l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma. Quindi lui mi indirizzò verso questa formazione, aiutandomi anche nell'esame di accesso, nel test. E devo dire, io devo molto anche a Marco, perché effettivamente è stato così generoso, no? Nell'aiutarmi una settimana prima degli esami a Roma. Io andai a Roma e lui mi diede proprio le nozioni tecniche per poter poi fare il test. E fatta la scuola, formata anche poi in un altro istituto lì a Roma, ne ho fatti due perché non mi accontentavo di uno, e quindi niente, praticamente sono nata come attrice teatrale,
questa è stata ed è la mia formazione. Poi ritornata. Fai anche dizione, no? Sì, sono un'insegnante di dizione e sono specializzata nel metodo Stanislavski. Dopodiché, quando sono tornata, sono andata a fare un provino perché un'altra mia collega, all'epoca lavorai per un periodo con una nota assicurazione a livello nazionale, e mi disse che cercavano speaker per i radiogiornali in una radio di Lamezia. E iniziasti così con Radio E io andai Studio a Radio G. Studio G per fare questo provino, incinta già della prima figlia di Daniela. Un'ottima cantante. Lei è una cantante, sì, adesso è a Brescia, si sta specializzando al conservatorio facendo pop, jazz, questa roba qua, infatti si dovrebbe laureare ormai fra qualche mese e poi dovremmo ritrovarla, anche lei dovrebbe ritornare. Poi c'è l'altra Calabria, figlia, Adriana. Adriana che è più grande, no? Adriana è più piccola. Più piccola. E lei per tanto tempo ha lavorato in televisione anche facendo la cameraman e la montaggista e oggi invece mi affianca nella scuola, insomma si occupa lei un po' di tutto quello che è. Quando io andai a fare il provino, trovai Luigi Grandinetti. Mitico Luigi Grandinetti. Mitico. Siamo Luigi, da te. Da me all'inaugurazione penso. Della scuola. Mitico Luigi Grandinetti che mi disse. Gigi Show. Che erano le 9 di mattina, non lo dimenticherò mai. Presi un appuntamento assurdo alle 9 di mattina per andare a fare un provino per il radiogiornale. Dopo che finì, lui mi disse, sai, guarda, abbiamo già un bel po' di persone che abbiamo già sentito e ne dovremo sentire altri, quindi appena possibile ti faremo sapere. Io cosa ho pensato? Perché dice, non sono solo a decidere, ci sono altre persone. E chi erano queste altre due persone? No! Allora il geometra giura ancora no, c'era Maurizio De Fazio, gli altri mitici due, Maurizio De Fazio e Paolo Giura, erano in tre all'epoca che portavano avanti diciamo il fattore radiofonico. Quindi mi disse appena noi ci troviamo, ascoltiamo il tuo provino, però ripeto, e sai quando ti liquidano? Non così che vai a fare un po' di le faremo sapere. E io ho pensato, vabbè, ciao. Allora, 9 di mattina provino, a mezzogiorno ricevo la telefonata di Luigi Grandinetti che mi dice: Senti Patrizio, scusami, ti volevo dire che abbiamo sentito il tuo provino e quindi potresti dire già domani mattina. L'abbiamo accettato, se vuoi venire domani mattina così chiacchieriamo di Luigi, perché Luigi è un'ottima voce radiofonica. È meraviglioso, lui è meraviglioso, è fantastico, è la giusta vera voce radiofonica. E dopodiché lui, che oltretutto collaborerà anche lui nella scuola, perché io ho tirato tutti dentro poi alla fine, insomma. Mi presentai il giorno dopo, mi diedero già i radiogiornali da fare, non chiacchieriamo, capito? Ma hanno proprio spinto in radio. All'epoca e ci sono rimasta. La prima radio della Calabria. Sì, e ci sono rimasta per 10 anni, non è uno scherzo, per 10 anni. E quindi così fu. Poi iniziate anche la televisione. Ma la televisione è nata perché, siccome la radio, che prima era in Viale dei Giardini, sì, si spostò e si spostò dove c'erano gli studi della televisione, io in questo corridoio andavo e tornavo ogni volta che andavo a fare i radiogiornali durante la giornata. Quindi la direttrice dell'epoca, Danila Del Re, meravigliosa donna, che praticamente mi fermò e mi disse: scusa, ma tu chi sei? E io dissi: io veramente faccio la speaker dei radiogiornali, vengo a registrare, e perché non lavori con noi? E io ho detto: non lo so, perché non me l'avete mai chiesto. E poi era la stessa proprietà. Sì, infatti. E questo fu, mi disse che appunto c'era una trasmissione e che quindi avevano bisogno di qualcuno dietro le quinte nella, diciamo, redazione per cercare gli ospiti, fare le telefonate, l'accoglienza. E io questo feci per la prima settimana. Dopodiché, dopo una settimana che io lavoravo lì con loro, guardando la trasmissione, c'era un'altra conduttrice all'epoca,
lei disse: no, no, dobbiamo cambiare conduzione, c'erano delle situazioni che non le andavano bene, va bene, da lunedì cambiamo conduzione. E io l'ho guardato e ho detto: ma come si cambia conduzione? Io ho già trovato gli ospiti, dico: ma la trasmissione resta? Sì, sì, e chi la conduce? Mi guarda e mi fa: tu. E sai qual è stata la mia risposta alla mitica Danila? L'ho guardata e le ho detto: oh mio Dio, da lunedì? E lei mi fa: sì. Ma lunedì i parrucchieri sono chiusi. Cioè, la mia preoccupazione erano i capelli. E così fu. Però con me hai avuto un'altra esperienza. Ho condotto per 3 anni la trasmissione, pomeriggio insieme. Poi con te è stato meraviglioso, perché durante l'esperienza televisiva ci fu la possibilità di fare questa crociera fantastica, la crociera di Pasqua, sì, nel Mediterraneo, ed era la crociera di Pasqua, sì. Con la Grimaldi, e io e te siamo partiti per andare a Napoli. Tu facesti il contratto, io parlai della trasmissione, del progetto, c'era Paolo Giura che conduceva la parte ludica del gioco, questa roba qua, io conducevo la parte storica. Marcello, il nostro amato Marcello. Faceva il regista televisivo. Il regista. E siamo partiti con questa meravigliosa nave. Portammo tutto Giulio Grande, no? Siamo andati... No, c'era, sai chi c'era con noi? Una ragazza che io ancora oggi sento, sì. Grace, Grazia Solero. Lei è una meravigliosa cantante che oggi vive a Londra. Io con Grace sono ancora in contatto. Ma era una cantante della nave? No, lei ha fatto... Vede con noi. Sì, lei ha fatto, a lei ha fatto proprio la sigla di, questo, sì, di questa trasmissione. Sì. Lei è bellissima e oggi è una cantante famosa a Londra. Noi ci siamo viste a Roma 2 anni fa. Fatto. Sì, certo, assolutamente. E mi ricordo che andavo in Turchia, in Grecia, e io, guarda, colpa tua... Adesso dobbiamo capire come dobbiamo fare, perché io praticamente voglio ritornare a Santorini, perché Santorini è stato uno dei posti dove ho lasciato il mio cuore. Però siccome lavoravo non l'ho potuto girare bene e quindi ci vorrei andare un giorno per un'altra. Girare Santorini, no, lo so, però io lì ero, io quando lavoro. Quindi, caro Giovanni, organizza un'altra crociera, vedi di darti una mossa, dobbiamo andare a Santorini. Mi immagino. 35-38. Appunto. Perché ho levato quella di Baldi, quella con questa crociera, con l'MSG. Infatti, immagino. Ho girato un po' il mondo, diciamo. Infatti, direi proprio. Ed è stata un'esperienza meravigliosa. E così io ho cominciato poi la televisione, perché ho fatto per 3 anni Pomeriggio Insieme, poi sono stata un po' pioniera di alcune cose. Primo, le trasmissioni di cucina, non le faceva nessuno. E io cominciai con aglio, olio e peperoncino, la regista era la nostra Rita Cuda, un altro personaggio che mi manca tantissimo, che non c'è più. La moglie di Francesco. E io cominciai, fui pioniera, perché ero l'unica che facevo queste trasmissioni di cucina. All'epoca, nessuno ci credeva, per No, ma all'epoca c'era solo Vilma De Angelis a Tele Monte Carlo, che con 4 fuochi faceva 2 cosucce. Noi invece ci siamo inventate di fare i tour nei ristoranti, che oggi è alla portata di tutti. E un'altra cosa che io ho fatto da pioniere, lì devo anche a Danila Del Re e all'ingegnere Grandinetti, e il nostro caro Francesco Grandinetti, andai in onda incinta. Non si andava in onda incinta. No, era uno scandalo all'epoca. Era una cosa che non si poteva fare. Io rimasi incinta l'anno dopo che già stavo conducendo la trasmissione, l'ho resi noto dicendo: vabbè, a questo punto ho trovato un'altra conduttrice. E invece Danila disse: vabbè, non fa niente, ti riprendiamo ad altezza, diciamo, a mezzo busto. Invece non è vero, perché io scendevo quelle scale, avevamo questa scenografia bellissima del nostro Francesco Antonio Caporale, e quindi niente, praticamente io scendevo queste scale trotterellando, che c'erano Luigi e Maurizio De Fazio sotto, che stavano così con la paura che io cadessi e rotolassi con questo pancione. E niente, insomma, e mi ricordo che il giorno che io partorì, che nacque la bella Adriana, la seconda figlia, ci collegavamo
il circuito 5 Stelle si collegava con Reggio Calabria. Eravamo Reggio Calabria. Sì, per assurdo, verso su eravamo già nazionali, ma verso giù Reggio Calabria ancora non c'era. E mi ricordo che si collegò. È stato sempre difficile Reggio Calabria, sì, come i collegamenti televisivi. Ah, ma perché abbiamo le colline, le cose, no, quindi le antenne. C'è lo stretto che collega con le frequenze di... c'è sempre stata una serie di problematiche nella nostra regione. Comunque l'abbiamo fatto. Mi stai facendo veramente catapultare nelle esperienze. Siamo su strada. Poi praticamente sei tornato, abbiamo raccontato un po' la tua storia. Sì, è questo. Poi sei tornato e hai aperto proprio domenica sera questo teatro. Sì. Io in realtà sono partita, prima di dirti questo, se no mi manca l'anello di congiunzione. Facendo televisione, questo era il mio mestiere, presentatrice, la televisione e la radio, girando anche CRT, girando anche Radio Onda Verde, insomma ne ho fatte diverse poi in quel periodo di radio e poi lavorando anche con Ten, ho lavorato per un periodo con Telespazio, ho lavorato con Calabria TV, insomma ho girato un po' tutte le emittenti, sì, è abbastanza ricco. Cosa è successo? Decido. Ti ricordo che abbiamo mezz'ora di tempo. Sì, ok. E a quanto siamo arrivati? Siamo 20 minuti. Ah, beh, ancora ci abbiamo 10 minuti. Ancora siamo in 8 mai. Insomma, a un certo punto nella mia vita succede qualcosa. Intanto la separazione. Le famiglie devono essere sempre unite, eh? Mandiamo questo messaggio importante. Le famiglie devono essere sempre unite. Cercate di trovare sempre unione fra di voi. Però per me non c'è stata possibilità e questo mi diede l'opportunità proprio di cambiare completamente. Intanto avevo già fatto delle cose su Mantova e lì avevo incontrato una comunità evangelica che mi ha accolta a braccia aperte perché avevamo cominciato tutto un progetto sul teatro e da lì addirittura poi mi sono trovata a portare il mio curriculum in questa scuola di teatro che è la Scuola Teatro Mantova, capitanata dall'ARS, da Federica Restani e Raffaele La Tagliata. Raffaele La Tagliata che sarà con uno spettacolo teatrale qui a Lamezia a maggio, il 6 di maggio, quindi mi raccomando segnatevi questa data perché sarà importante, un bellissimo spettacolo con la regia di Raffaele. Ecco, loro mi hanno aperto le porte e io per 10 anni ho lavorato in questa scuola di teatro con 300 allievi, una grossa realtà dove ho fatto sia l'attrice sia l'insegnante, ho cominciato a fare le mie prime regie e mi sono trovata in un mondo che mi piaceva da morire. Infatti a me piace più stare... Hai avuto l'esperienza anche in Brasile? Sì, nel frattempo, dopo i primi mesi che stavo lì ho conosciuto una compagnia teatrale che veniva dal Brasile che ha fatto uno spettacolo appunto a Mantova. Dovevo venire io in Brasile. Infatti questo volevo dire. Non mi ricordo cosa è successo. Purtroppo tuo papà non stava bene. E poi quindi purtroppo ci ha lasciati, sì, infatti. E ho conosciuto questa compagnia. Questa compagnia, sapendo che c'era un'attrice in sala, hanno chiesto che cosa ne pensassi. Io che non ho la bocca chiusa e che quindi di conseguenza dico sempre le cose sinceramente, spiegai a ognuno di loro le problematiche. E fu questo che indusse la compagnia a dire facciamo una lezione con te. Prima che loro partissero per la tournée europea, perché loro andavano poi a Londra e a Parigi. È piaciuta la mia lezione, ne hanno chiesto una seconda e nel frattempo mi invitarono ad andare in Brasile e quindi da 10 anni vado in Brasile, poi ci siamo fermati per la pandemia, se no sarebbero molti di più, vado in Brasile ad insegnare il metodo Stanislavski, ad insegnare in un evento dove arrivano tutti i ragazzi di tutta lo stato brasiliano, vengono a San Paolo, a Ibiúna. Questa intervista la gireremo agli amici in Brasile. Certo, loro saranno felicissimi. Il grande capo è Kaique Oliveira e loro quello si chiamano Cia. Bravissima. Loro sono Cia Nissi, sono conosciutissimi in Brasile, è una delle compagnie più famose cristiana. E devo dire la verità, fanno un lavoro straordinario. Adesso hanno proprio un teatro a San Paolo, insomma, hanno un loro cartellone, e anche loro hanno fatto una grande crescita. E questo, quindi io faccio questa esperienza brasiliana ormai da diverso tempo. Dopodiché qui è successo il fatto che
incontro 6 anni fa, Studio Cinema Roma. Sì. E quindi questa mia amica che fa parte dell'associazione di cui vi parlerò fra un attimo, che è quella che insomma segue poi Casa dello Spettacolo, che è la scuola di teatro che ho aperto, Susanna Tartari, lei è una grande organizzatrice di eventi a livello nazionale. Tu pensa, è stata l'ultima che ha fatto il presepe vivente a Matera, cosa seria, importante. E lei praticamente mi segnala a Studio Cinema dicendo che appunto avevano bisogno di un insegnante di dizione, e io porto il mio curriculum e immediatamente mi abbracciano. Ci tengo a precisare che all'interno di questa scuola insegna Pupi Avati, Giancarlo Giannini, insomma, Muccino, Ozpetek, Laura Morante, Edoardo Leo, Michele Placido, chi vuoi che ti dica più, i migliori del momento, diciamo, sono là dentro. E in mezzo a loro c'ero anch'io, quindi ho fatto questa esperienza per 6 anni, dopodiché ho detto adesso basta, voglio tornare a casa, la porti a casa, voglio tornare a casa, e quindi per stare con la mia famiglia, con i miei genitori, che ripeto non hanno ancora bisogno di me, però io ho bisogno di loro, volevo vivermeli, volevo stare con loro il più possibile. Il tempo che ti sei perso. Bravissimo, ho deciso di ritornare, tornata, periodo di pandemia purtroppo, ti devo dire, mi ha fatto riflettere molto e quindi ho detto forse sarà il caso di lasciare anche Roma, di lasciare tutto e forse di costruire qualcosa nella mia città. E quindi la decisione di fare, insomma, la scuola di teatro. Come funzionerà? Sì. Allora, funziona così. Intanto all'interno di questi meno di 100 metri quadri, ti dico, abbiamo sono riuscita, sì, sono riuscita a ricavare un piccolissimo teatrino, un piccolo palco, perché mi piacerà che gli allievi comincino ad assaporare veramente quel profumo di tavole di palcoscenico e comunque anche l'emozione di salire su un palcoscenico. Per cui un piccolo teatrino di circa 60 posti e poi che sarà anche l'aula, diciamo, di recitazione, poi vabbè, io faccio divisioni, dividerò, insomma diventeranno più aule. Poi ci sarà una piccola costumeria, c'è il posto per truccarsi, ma soprattutto ho pensato che debba essere anche un centro ricreativo, culturale. Quindi per esempio una volta al mese chiunque si vorrà esibire su quel palcoscenico, indipendentemente se sono miei allievi o meno, potranno farlo. Una volta al mese proiettare un cartone animato, un film per bambini e poi discuterlo. Insomma, è un luogo anche di aggregazione per, certo, Sant'Eufemio. Sì, eh? Ma non solo per Sant'Eufemio, io no, mi auguro che vengano un po' da tutti i posti, ma discuterlo, capito? Il film, quindi la parte della sceneggiatura, perché il film è stato fatto così, in modo che, capito, anche i bambini si abituino a fare le domande e tante altre cose. E poi la stessa cosa per gli adulti. In più c'è la possibilità di fare come se fosse una piccola libreria, quindi le persone possono venire a leggere i libri dal mattino al pomeriggio quando vogliono, ci sarà un'ampia libreria, adesso c'è poco perché ovviamente la fretta era quella di inaugurare. Dopo ci sarà questa opportunità, il libro te lo puoi leggere, te lo puoi portare a casa, poi lo puoi riportare. Insomma, un bel posto di creazione, sì, per, sì, imparare, sì, il teatro, sì, per imparare tutto. Ma non solo il teatro, perché poi io vorrò fare musica, anche canto sicuramente, perché ci abbiamo Daniela, ripeto, che adesso scenderà giù, canto lirico, e quindi ci saranno degli insegnanti. Insomma, anche a livello nazionale, commedia dell'arte, ma l'arte circense, e quindi io ho la possibilità proprio di avere anche quelli che arrivano dall'Accademia Vertigo, che è l'Accademia riconosciuta per i circensi da Torino, e quindi insomma sicuramente è un bel purpurrì di persone. Enrico Bonavera per la commedia dell'arte con Tommaso Minniti, insomma sono tutti nomi, ci saranno tante cose, ci saranno nomi, allora, anche come importanti. Come avete potuto capire, io non ho avuto parola perché Patrizia l'ha fatta padrone e io gli ho lasciato un più spazio perché è una persona, grazie, piacevole da ascoltare. Poi spero, dopo, grazie, dopo tanto tempo. Grazie. Io Patrizia ti ringrazio. Io ringrazio te per questa chiacchierata che ci siamo fatti e te, Dani e Gin. Sempre. Abbiamo ricordato la, sì, infatti, la storia televisiva della Calabria, possiamo dire. È vero, certo. Insomma, è stato tutto
una bella cosa stare in tua compagnia nella macchina di On the Road. Grazie. Io ti ringrazio, Patrizia. Ricordiamo l'indirizzo dove si trova la scuola. Sì, allora la scuola si trova in via Africa 19 a Lamezia Terme, rione di Santa Eufemia Lamezia. Non è difficile da individuare perché fuori è proprio una villa, è una casa. Non a caso è stata chiamata casa dello spettacolo. È la vostra casa, è la casa di tutti coloro che vorranno venire per assaporare un po' il mondo del teatro, del cinema, della cultura in genere, ecco. E quindi quando volete venire noi vi aspettiamo a braccia aperte. Se venite subito ci sono ancora dei dolci, dopo non ci saranno più perché li avremo già mangiati. Bene, Patrizia, io ti ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti. Grazie. Ma adesso devo scendere qui, mi lasci in mezzo alla strada? No, ti accompagno. Ah, meno male, ero preoccupata. Ciao. Porca miseria. Ciao. Ciao.